abbiamo fatto un progetto che mettesse assieme la storia di Senna agonistica, la storia di una persona molto particolare e con questo finale della mostra, ma anche della vita di Senna, così racchiuso, così intenso, denso, in un concentrato di, spaziale e temporale molto, molto ridotto. C'è sempre questo doppio aspetto in Senna straordinario, cioè da una parte il talento, quindi quello che fa un campione che è lontano dal nostro fare, però anche l'ombra, i dubbi, la fatica, l'emozione che invece ci riguarda, riguarda ciascuno di noi, quindi questo doppio aspetto è formidabile, insomma. Lui è uno che ha sempre saputo comunicare le proprie emozioni, no? Quando un pilota finisce e vince un mondiale dice ho visto Dio salire la figura intera in curva, non è una roba da tutti i giorni, noi siamo abituati a piloti, a campioni che parlano del mister, della squadra, quelle scemenze. Invece lui era uno che diceva gli uomini hanno bisogno delle lacrime, perché le lacrime sono la benzina della vita. Beh, insomma, non è proprio una roba da tutti i giorni.